no! L'avete torturata! No, è stato un errore! Un'incomprensione! Sì. L'avete legata! Ma non stretta! Questi segni! No, no, non siamo stati noi! Al teatro Virginia di Arezzo, la prima nazionale di Gramsci, la nuova produzione targata alla Filastoccola, che vede come protagonisti Daniele Marmi, Guglielmo Favilla e Paolo Cioni, uno scoppiettante trio di attori da anni nel cast dei Delitti del Barlume. È una satira un po' abbastanza nichilista di un aspetto politico che pian piano si va sempre più verso una forma di perdita completamente di ideali, e abbiamo preso questa icona del Partito Comunista che è Gramsci, inserito poi in un contesto borghese. E abbiamo deciso di accoglierla nella nostra famiglia. Non ci credo. Ma è vero? È vero, eh. Tu cosa ne pensi? Un testo contemporaneo ed irriverente che dà vita ad uno spettacolo dai ritmi comici serrati, liberamente ispirato a Ivona, principessa di Borgogna. E c'è questo ricco figlio ereditiero di una famiglia molto borghese che si innamora di questa donna, e questa donna appunto in modo surreale, questa statua di Gramsci. Baciatela! Fatelo se siete sinceri! Certo! Certo. Ti dispiace, cara? No, caro, è tua figlia adesso. Prego, papi. Ecco. Ti dispiace, Petra, se... È particolare, non è bella a vedersi, quindi insomma non è proprio il massimo, però è una roba, devi, per far vedere che veramente ami questa statua devi fare un po' più di fatica piuttosto che innamorarsi di una donna normale in carne ed ossa, ecco, quindi insomma, poi non è nemmeno fantastica a livello nasale, però bella ragazza, insomma.